pista ciclabile della favorita. Della favorita. Sì, prenderò un po' più alto così vedi. Bravissimo, perfetto. Siamo alla favorita, all'ingresso della favorita, lato Mondello, e vediamo le nuove piste ciclabili. Nuove, no, nuove si va bene. Qui per esempio si restringe un po' troppo, secondo me, in corrispondenza del cancello, ma comunque. Come diceva, faremo una ragione. Come diceva ieri il nostro amico Aurelio, sì, si è pensato per adesso di ritoccare più che altro quello che già c'era, ovvero sì, una toccata di colore, in questo caso giallo. E naturalmente allora a mio avviso dovrebbero essere tutte colorate, cioè tutta la superficie destinata alle biciclette deve essere colorata di un colore condivido, blu, rosso, condivido, fai quello che vuoi, basta un colore acceso che dia, che si differisca dal resto della carreggiata. Questo è basilare. Ora continua così e va verso la palazzina. Ecco qua, qui siamo in viale Diana, direzione Piazza Leoni, e alle spalle del Stato delle Palme, il Stato della Favorita. Anche qui ci sono le strisce per terra, è già un enorme vantaggio rispetto a prima. Io penso che il problema dentro la Favorita sia cercare di limitare la velocità dei mezzi che la scambiano per autostrada e se ne vanno a tutta velocità, però sai com'è, purtroppo in certi casi ci vuole tanta sorveglianza e tante autovelox. E tanta mano ferma, cioè nel senso che comunque sei il pugno duro, voglio dire. Non intendevo mano ferma per... Mano ferma sulla... sul telefonino. Ecco, e continuiamo, insomma, è bello sempre l'aspetto della Favorita. La peculiarità della Favorita è questo viale alberato. Che si respira pure aria pulita, sì, è un grande polmone verde, è una fortuna in una città come Palermo, perché pochi sanno che Palermo tra le città meridionali è quella che ha più metri quadri di verde per abitante, metri quadri pro capite per abitante. Palermo per esempio è superiore a Napoli, ma un po' a tutte le città meridionali. Perché? Perché c'è la Favorita, anche perché c'è Monte Pellegrino, insomma non, alla fine non abbiamo carenze di verde. A differenza di quanto noi ci lamentiamo sempre nella nostra città, ma potrebbe essere meglio, può andare meglio, in realtà si restringe parecchio la pista, sì, ciclabile. E questo bisognerebbe fare una verifica, che va un po' in effetti a larghezza variabile. Quindi comunque il patrimonio verde a Palermo c'è, va soltanto valorizzato e reso più fruibile. Sicuramente ti dà piacere fare una bella passeggiata in bicicletta. Siamo alle spalle dello stadio. In quest'area è molto 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 e qui bello. C'è l'ippodromo e ci saranno fra un po' le scuole. A terra vorremmo dire che ci sono come vengono chiamati questi? Chiodature. Le chiodature che servono per evitare che la macchina ci cammini sopra, così sì, per ricordare. Infatti poco fa io ci camminavo sopra per farle sentire, non perché invaso. Volevi invadere la gara, ma era per fare vedere come non si cammina. Bene, adesso andiamo sulla destra e proseguiamo per i leoni, i cosiddetti leoni. Velocità sempre regolare, per carità, 100 km/h. Non scuso per il parabrezza, ma fidati che è abbastanza pulito, viaggio parecchio soprattutto quando vengo a Palermo. Abbastanza pulito. Prossima fermata all'autolavaggio. Mi sento in un autobus in questo momento, dato che è prossima fermata. Sì. Bene, ed ecco Piazza Leoni. Termina, se non erro, la pista ciclabile. Da qua in poi il ciclista posa la bici. Che dire? Termina qui il viaggio lungo la pista ciclabile in alla Favorita. Sì. Roberto, Riccardo, e ci vediamo alla prossima. Ciao.